Buonasera a tutti quanti, ben ritrovati. Oggi siamo a Merano con un ospite d'eccezione. Abbiamo l'onere e l'onore di fare due chiacchiere con Marco Travaglio. Buonasera. Buonasera, grazie per il tempo che ci concede. Grazie a voi. Dunque, siamo qui questa sera appunto per la presentazione del suo libro, È stato la mafia. Dal titolo diciamo che si può capire di che cosa si parla, ma spieghiamolo a chi ci sta guardando esattamente. Si parla di quella trattativa che lo Stato decise di intavolare con Cosa Nostra immediatamente dopo la strage di Capaci, non per salvare gli italiani dalle stragi, ma per salvare i politici dalla vendetta della mafia che stava eliminando a uno i traditori, a cominciare da Salvo Lima. Il risultato della trattativa fu che si salvarono la pelle i politici e condannarono a morte magistrati importanti come Falcone Borsellino, con gli uomini delle loro scorte, con la moglie di Giovanni Falcone, e poi tanti cittadini inermi morti nelle stragi del 93, proprio perché la mafia, visto che lo Stato cedeva al ricatto, capì che mettere le bombe pagava dal suo punto di vista e quindi organizzò altre stragi per alzare sempre più la posta della trattativa e ottenere sempre di più in cambio dallo Stato. E quello che ha ottenuto dallo Stato lo sappiamo: una serie di norme a favore dei mafiosi, nessuna norma contro i mafiosi in questi 22 anni, che governasse la destra, la sinistra, i tecnici, i politici, i giovani o i vecchi. E l'altro danno è che noi cittadini siamo stati privati della verità su quegli anni, perché naturalmente quando si fa la trattativa con i mafiosi, poi certi mafiosi come per esempio Provenzano devono essere trattati con i guanti e quindi per esempio non possono essere arrestati anche se sono lì sotto il naso dei carabinieri del ROS, da cui poi vari processi sulla mancata cattura di Provenzano. È una storia che ci è stata raccontata in un certo modo, i buoni da una parte e i cattivi dall'altra, invece io fin dal titolo del libro ho voluto proprio spiegare che ci sono pezzi dello Stato che difficilmente si riescono a distinguere dalla mafia. Quindi noi che siamo abituati a vedere i cowboy e gli indiani, no? Come manicheisticamente separati, in realtà sono realtà molto intrecciate. E purtroppo è anche una storia molto attuale, perché non è una storia che si ferma 22 anni fa. Appunto, infatti volevo chiederle, si potrebbe rischiare di sentirsi dire, beh, 22 anni fa è una storia ormai già passata, ne abbiamo di cui pensare ai giorni nostri, invece non è assolutamente così. Sì, chi non vuole farcela conoscere prima ci ha detto che non era vero niente, infatti per anni l'hanno chiamata la presunta trattativa, la cosiddetta trattativa. Adesso ci sono sentenze definitive che dicono che c'è stata, poi che sia reato o meno, a me non interessa, io faccio il giornalista, non faccio il giudice. Allora hanno cominciato a dire che era giusto fare la trattativa perché così si salvavano tante vite di italiani dalle stragi, invece abbiamo visto che proprio trattare con la mafia ha spinto la mafia a fare altre stragi, quindi hanno condannato a morte tanti italiani, non hanno salvato la vita. Allora adesso ci dicono che però è una storia vecchia e che quindi non è il caso di rimbangare, a parte che è la nostra storia ed è la nostra storia che inizia 22 anni fa, quindi è molto recente, ma purtroppo non è vecchia, è nuovissima, perché ancora oggi, 2014, con il rottamatore al governo, noi vediamo intanto l'uomo che concluse la trattativa con l'ascesa in politica di Forza Italia, fondata, non dimentichiamolo, da un signore condannato per mafia che adesso sta in galera con Marcello Dell'Utri, e che per 20 anni ha fatto il bello e il cattivo tempo e che continua a essere ricevuto, nonostante che sia detenuto, decaduto, pregiudicato a Palazzo Chigi dal premier Renzi, e tiene bloccato il paese sulle cose che invece sarebbe più urgente uccidere proprio con il bisturi, e cioè i capitali della mafia, i capitali della corruzione, i capitali dell'evasione fiscale. Sono decine e decine di miliardi che noi rinunciamo a recuperare ogni anno perché Berlusconi e chi per esso non vuole. Allora quello che io temo è che sul tavolo di Palazzo Chigi Renzi, quando a febbraio ci è arrivato, abbia trovato dai suoi predecessori il passaggio di consegne. Purtroppo il passaggio di consegne è che lo Stato italiano ha fatto un patto con la mafia 22 anni fa e se oggi dovesse violarlo facendo una vera lotta alla mafia, riscatenerebbe la guerra. E quindi sarebbe di nuovo costretto a scegliere: la mafia la combattiamo
o con la mafia ci mettiamo d'accordo. Da 22 anni stiamo scegliendo di metterci d'accordo e temo che il fatto che Renzi non ne parli nemmeno significhi che ha già ricevuto quel passaggio di consegna. Quindi è difficile uscirne? Ne usciremo mai? No, è facile uscirne se tutti i cittadini studiano questa storia come una storia attuale, capiscono che quello che accade in politica non è una casualità, una bizzarria o un frutto di sviste, ma che c'è una politica che, indipendentemente dall'età di chi la fa, è la politica del mettersi d'accordo con il crimine, sia esso crimine mafioso, sia esso crimine finanziario. E quindi bisogna cominciare a pensare seriamente a come votiamo. Chi vuole votare, io sono fra quelli che ancora a fatica si trascina proprio per la collottola al seggio, però votare persone che non abbiano più nulla a che fare con quella stagione e che quindi, se qualcuno prova a passargli certe consegne, appallottolano e lo buttano nel cestino. Gente non ricattabile. E parlando appunto, come diceva lei, io mi trascino al seggio per andare a votare, per chi invece non ha nemmeno più la forza di andare a votare, vediamo le nuove generazioni che a votare non ci vanno e che si sentono disilluse completamente dal sistema in questo senso, no? Quindi corrotto a 360 gradi. Cosa possiamo fare? In realtà ormai l'astensionismo è abbastanza trasversale, anche perché i giovani negli ultimi anni hanno avuto la fortuna di incontrare movimenti come i 5 Stelle, a me non piace, ma anche la Lega ha molto successo fra i giovani, che invece in passato non avevano lo stesso appeal nei confronti delle giovani generazioni. Io credo che il problema sia generale, e cioè per tornare a votare non bisogna aspettare che la gente spontaneamente si reinnamori del voto, bisogna che chi governa e chi sta al governo e al potere faccia sentire alla gente l'utilità del suo voto. Se il Presidente del Consiglio va al governo senza passare dalle elezioni, se vuole fare una legge elettorale che alla Camera fa nominare i deputati dai segretari dei partiti, l'Italicum, e il Senato invece di farcelo eleggere lo fa nominare dai consiglieri regionali, che messaggio ci sta lanciando? Ci sta lanciando il messaggio che noi elettori non serviamo a niente e non contiamo niente. E molti dicono: allora se non conto a niente sto a casa. Si uscirà da questa impasse secondo lei? Io spero con una politica che riscopra i valori della Costituzione, che sono quelli di una democrazia orizzontale, cioè dove tutti partecipano e tutti vengono inclusi, nessuno viene escluso e dalle crisi si esce tutti insieme. Se invece il modello è quello verticale dell'uomo solo al comando che parla dagli ordini, gli altri obbediscono, bevono tutto e ogni 5 anni vanno lì a mettere una croce sul partito che ha indicato lui, alla fine potrà andare a votare da solo, prenderà il 100%, si voterà da solo. Benissimo, io la ringrazio per questa intervista, per le sue parole, per il tempo che ci ha concesso, e non mi resta che salutarvi e ringraziarvi a tutti voi che ci avete guardato. Grazie mille.